Salve, per le guide di Sodi Linux, Maurizio Marangoni. Vediamo ora come si gestiscono gli scanner in ambiente Sodi Linux. La prima cosa da vedere è collegare appunto uno scanner, che può essere uno scanner collegato via porta USB o anche uno scanner, quelli integrati nelle stampanti multifunzione. Anche se la stampante è collegata via rete, lo scanner viene visto lo stesso, anzi può capitare che la stampante non funzioni e lo scanner comunque venga visto, anche perché è meccanicamente molto più semplice di una stampante. Allora, in ambiente Sodi Linux andiamo a vedere il programma che di solito si usa per usare gli scanner. Quindi andiamo nel menu generale, grafica, in fondo abbiamo Xsan, eccolo qua. È un programma tanto semplice quanto potente per la gestione degli scanner. Ok, appena apriamo Xane, vediamo che si aprono una serie di finestre. Comunque le uniche da mantenere sono queste due. Qui abbiamo i controlli e qui abbiamo l'anteprima. La prima cosa da fare è scegliere il formato. Abbiamo la possibilità di scegliere un JPEG, un PDF, un PNG e altri formati, ma comunque quelli più importanti sono questi. Allora, i file immagine di solito sono PNG. La seconda cosa da fare è selezionare la risoluzione dello scanner. E quando dobbiamo acquisire dei testi per convertirli in testo digitabile, diciamo, dobbiamo scegliere una risoluzione che sia sopra i 300 dpi. Qui ho, con questo cursore, ho anche semplicemente scrivendo all'interno di questo box qua, ho scelto la risoluzione di 400 dpi. E queste sono le configurazioni minime. Ah, qui dobbiamo scegliere anche il colore, perché normalmente quando si apre lo si ha in scala di grigi o nero praticamente. Selezioniamo il colore, eccolo qua, colore, e siamo a posto. Fatto questo, niente, mettiamo sotto la pagina o il libro da acquisire. E si parte con l'anteprima. Adesso lo scanner parte, comincia la lettura in della pagina. Perfetto, ho messo sotto un libro di testo per vedere le due cose. Allora, una volta che abbiamo l'anteprima, possiamo decidere la parte che ci interessa. Supponiamo che ci interessi in questo caso la foto. Mi metto nell'angolo, tengo trascinato e seleziono la mia immagine. Ok. In questo caso adesso posso decidere subito se l'immagine la voglio un po' schiarire, o schiarire il foglio o contrastare. Di solito per le immagini va bene anche quello che presenta di default. Basta, a questo punto basta che io clicchi su Acquisisci e mi compare l'immagine. Non state a guardare se la pagina è dritta o rovescia, perché poi in fase prima di salvare la pagina vi permette di scegliere se raddrizzarla, capovolgerla o aggiustare la pagina in qualche modo. Perfetto, adesso comincia l'acquisizione, vediamo la barra di avanzamento. Ovviamente la lentezza nell'acquisire dipende da quanto abbiamo scelto. Qui mi si è alzata un po', 700 dpi è molto, e quindi rallenta l'acquisizione. Di solito tra i 300 e i 400 si ha una buona velocità. Qua. A questo punto faccio prima ad annullare e ok, impostare una risoluzione di 300 dpi. Ok, lascio ancora selezionata e gli dico acquisisci. Vediamo, aggiusta le sue cose.
Ok, infatti adesso vediamo che l'acquisizione è leggermente più veloce. Una volta che ha acquisito l'immagine, si apre una finestra particolare, eccola qua. Si apre questa finestra che mi permette appunto di ruotare l'immagine come mi serve, aggiustarla, e posso scegliere devo salvarla praticamente. Quindi clicco qui sopra, mi permette di scegliere dove salvarla, metto in scrivania, eccolo qua. Prova 1 e questo è il mio file. Semplicemente. Allora, questa è la prima acquisizione. E adesso vediamo l'altro aspetto, quello invece di scegliere di acquisire del testo. Questo testo qua, eventualmente, se lo metto in OCR, ovvero riconoscimento ottico, posso condividerlo usare un OCR online e me lo converte in testo editabile. Ecco qua, 300 dpi sono sufficienti, il testo è importante che sia ben dettagliato. Le immagini potrei acquisirle anche magari in una risoluzione più bassa, se poi vanno sul web basterebbe anche un 150 dpi per immagini del web. Se le devo stampare, un 200 vanno bene, se sono piccole a tutta pagina un 300 dpi va bene. Il testo invece devo acquisirlo minimo a 300 dpi. Acquisisci e succede la stessa identica cosa. Parte lo scanner e fa il suo lavoro. Qualora invece dovessi scegliere di avere solo semplicemente un PDF della pagina, faccio vedere tra poco. Eccolo qua, ecco il testo. Questo è un testo ben utilizzabile dagli OCR. Un testo con una qualità del genere e viene riconosciuto in maniera pressoché perfetta. Salva e qui la mettiamo in scrivania e mettiamo prova 2. Perfetto. Ok, posso chiudere il visualizzatore e sono a posto. Ecco appunto, nel caso in cui dovessi scegliere di acquisire una scheda da un libro di testo, basta scegliere PDF e quello che ottengo è appunto subito un PDF. Quello che c'è da sapere per gli scanner, per la gestione degli scanner, è tutto qua. Questo software i controlli sono da questa parte. Qualora dovessi scegliere il testo, di solito quando se acquisisce il testo, si corre il rischio, se le pagine sono sottili, di vedere il testo dalla parte di sotto e quindi basta schiarire la pagina e si vede che scompare il testo che si vede che sta nella parte sotto del foglio. Mi sembra di aver detto tutto per le guide ISO di Linux. Buona sperimentazione.